Partiamo da una nostra bella fotografia e iniziamo a distruggerla un pochettino. Finestra dei livelli aperti, quindi menu finestra livelli, eccola qua. Iniziamo con lo sbloccare il livello di sfondo, quindi doppio clic su questo lucchettino. Confermiamo, così riusciamo a ridurre l'opacità in questo campo, riduciamo un po'. Questo ci aiuterà a vedere cosa stiamo facendo. Ci prendiamo la selezione rettangolare, è la prima che si trova negli strumenti di selezione, la spuntiamo e iniziamo a descrivere dei rettangoli stretti, stretti e lunghi. Modifica, copia e modifica, incolla oppure Ctrl-C e Ctrl-V per i comandi a tastiera. Andiamo casualmente a intrecciare questi rettangoli facendo diverse selezioni, sempre sul livello di sfondo. Quindi dopo questa operazione attivare il livello di sfondo, sempre la selezione rettangolare e creiamo altri rettangoli. Quindi Ctrl-C e Ctrl-V, attiviamo il livello di sfondo e proseguiamo. Rettangoli non uguali. Ctrl-C e Ctrl-V ancora. Non dobbiamo riempire tutto quanto, ma cercare di creare una sorta di intreccio vagamente casuale. Ctrl-C e Ctrl-V, certi un po' più grandi, certi un po' più piccoli, questi per avere una varietà nella composizione successiva. E andiamo avanti così fin quando avremo abbracciato la zona più interessante dell'immagine, lasciando anche dei vuoti tra un rettangolo e l'altro. Quando avremo finito, ci troveremo in una situazione più o meno come questa, dove l'immagine è stata ricomposta da tutti quei rettangoli che hanno generato diversi livelli. Ora, in ogni livello andremo ad attivare il più alto. Selezioniamo come colore di primo piano il bianco e ci basta un clic qua per avere bianco e nero e invertire i due colori. Sulla miniatura del livello selezionato, un clic con il tasto destro e seleziona pixel. Questo vuol dire che selezionerà solo il contenuto di questo livello. Modifica traccia. Traccia vuol dire che va a descrivere intorno alla selezione una linea che sarà più o meno grossettina o sottile in base allo spessore che indichiamo in questo campo. Io lascio 2 pixel perché la mia immagine è in bassa risoluzione, probabilmente per immagini di risoluzione più alta sarà necessario un po' più grande. Fate qualche prova e vedete quando la traccia che sarà descritta farà il caso vostro. Mettiamo interno come posizione, vuol dire che sarà descritta all'interno della selezione. Metodo normale, opacità 100% e confermiamo. Ctrl-D per deselezionare e vediamo il nostro primo settore descritto dalla sua traccia. E così faremo anche in tutti gli altri. Scendiamo, clic con il destro, selezione pixel, modifica traccia. Confermiamo perché i valori rimangono impostati come erano stati impostati precedentemente e confermiamo. Questo pian piano, Ctrl-D per deselezionare, descriverà questi bordini intorno ai vari settori che saranno naturalmente intrecciati perché nel generare i vari livelli abbiamo sovrapposto in parte porzioni dell'immagine. E proseguiamo. Seleziona pixel, modifica traccia e confermiamo. E così fino al livello appena superiore a quello di sfondo, quindi scendendo fino all'ultimo.
Quando li avremo fatti tutti, ci troveremo in una situazione simile a questa. Quindi l'immagine è stata ricomposta da tutti questi settori. Naturalmente bisogna fare un po' attenzione quando si descrivono le varie selezioni di abbracciare e comprendere zone interessanti e lasciare qualche vuoto che aiuta a capire questo intreccio e che cosa c'è sotto. Sul livello di sfondo possiamo intervenire abbassando ulteriormente l'opacità, quindi lo attiviamo nel campo opacità, abbassiamo, qua vediamo questi quadratini che indicano trasparenza e possiamo aggiungere, seconda icona in basso a destra, un livello vuoto, secchiello, colore bianco di primo piano e riempire. Questo, in questo caso, non vedremo più l'immagine sotto, ma soltanto la composizione che è stata rifatta. Se invece invertiamo e portiamo questo livello al di sotto del livello di sfondo, vedremo l'immagine sottostante, dove possiamo giostrarci un po' con la trasparenza. Lo attiviamo e quindi ridurla o accentuare. Se accentuiamo, vediamo l'immagine piena, quindi con soltanto le descrizioni delle tracce che abbiamo descritto. Magari riducendo un po', riusciamo a vedere sotto e riusciamo a vedere anche l'effetto applicato. Si possono tentare altri colori di sfondo. E queste tracce che io ho fatto in bianco si possono fare anche colorate, quindi invece del colore di primo piano bianco si può utilizzare un altro colore oppure diversi colori per ogni rettangolo. Salviamo in due formati, in formato PSD, quindi conservando tutti i livelli aperti e avendo la possibilità di ritornare ad aprire il file e rimetterci le mani. Un altro file invece lo salveremo a livelli uniti, quindi dal menu livello, unico livello, abbiamo la possibilità di salvare in JPEG o in TIFF per utilizzare l'immagine su un unico livello.